persona, anzi, era un coordinatore dell'NCP di Villa Ferretto che è nato poco meno di un anno e mezzo fa. Lo sei ancora? Sì, ancora. No, sono andato, e che purtroppo siamo partiti, già eravamo in pochi, eravamo solo in tre, che sono andati la sera di luglio in un bar a Villa Ferretto. Poi successo quello che è successo e sono rimasto da solo. Quindi oggi parlo in prima persona, non posso parlare al plurale. E niente, sono molto contento che Flavio diventi il nuovo coordinatore del Movimento Giovani della Provincia di Cuneo, perché è un ragazzo di tanto sacrificio, ci mette passione e soprattutto voglia di fare. Infatti mi è successo questi mesi, soprattutto la sera che Flavio mi telefonava per informarmi sugli eventi, sui gazebi. C'erano un programma, lui mi diceva da una mano ho tempo, dall'altra birra, e voglio sentire tutti, voglio fare un giro di telefonate, voglio sentire proprio tutti. Questo per me segna che ci mette tanto impegno e tanto. E un grazie anche a Alberto che mi ha preceduto e che si è diventato coordinatore nazionale Piemonte, vuol dire che il provincia di Cuneo ha fatto non bene ma di più.